Sobox Rally 2013, Polar TV c'è. It's Saturday and it's 3 o'clock and I have peace and light. Quest'anno si svolgerà la 41esima edizione di questa stravagante gara che vedrà come protagonisti questi trabicoli di legno e cartapesta che sfrecceranno lungo le mura venete di Bergamo, partendo da Colle Aperto arrivando fino a Porta Sant'Agostino. Speriamo nella clemenza del tempo e se così fosse ne vedremo delle belle. Siamo qui con i Fodeco e gli Aperò. Com'è nata l'idea di partecipare a questa gara? È la prima volta che partecipate? Ma la prima volta in macchina direi di no, che partecipo a una gara invece sì. No, noi ormai è già la quarta edizione che partecipiamo. Per quanto riguarda la realizzazione delle autovetture? Ognuno fa un lavoro proprio, soprattutto di grafica, che anche di costruzione. C'è un regolamento composto da 27 pagine, perciò non hai tanto da scappare da quello che è il regolamento. Lavoriamo più sull'aspetto esterno della macchina. Beh, noi siamo un team Saeta del Legno e veniamo dall'EFE. Cerchiamo da diventare ancora un po' bambini, oppure magari facciamo divertire i nostri bambini. Le gare qua della città alta è come dire Monte Carlo. E allora perché non farlo? È la gara quasi che si aspetta di più del campionato. Passo successivo ovviamente Formula 1, quindi. Siamo col team Red Cool, avete puntato molto al minimalismo e alla velocità. Non avendo l'esperienza che hanno i bergamaschi, noi purtroppo non ci dicono tutto, e tutti gli anni ci dicevano una piccola cosa, allora ogni anno abbiamo cambiato macchina, questo è il terzo anno e questa è la terza macchina. Speriamo che sia la volta buona, insomma. Macchina costruita per la maggior parte da lei? Interamente, insomma, da lei. Sì. Con l'aiuto di qualche altro amico, ma sempre tutta artigianale, diciamo. L'impianto frenante, mi sono sempre chiesto com'è che funziona. L'impianto frenante è semplicissimo, cioè c'è un pattino che frena per terra praticamente, di gomma, e dopo due freni azionati da un pedale, più per emergenza che per altro. C'è il sistema di lubrificazione per il pignone, no? Cosa? Per lubrificare i perni delle ruote, perché ovviamente avendo delle boccole di legno che girano su un perno di ferro, bisogna tenerle lubrificate costantemente, se no si surriscaldano e potrebbero frenare. Wagon! È la prima volta che vedi questa gara un po' così strampalata? No, è la seconda. Sei di Bergamo? No, Sondrio. Sei qua per caso, apposta? Apposta, la seconda volta, l'anno scorso siamo stati a Zogno. È una delle cose più divertenti che abbiamo mai. Ma hai mai partecipato? Partecipato no, ma stiamo organizzando. Turn on the sin wagon. On the mission to make something happen. We let a daily love looking for center. To the truth that's it. That's why I say magic that's it. Pray the Lord and find the heavenly nation. Come si comportava questo ben di Dio di macchina? Sinceramente pensavamo andasse un pochettino più veloce.
anche bello vedere un po' di questi, di queste autovetture che si disfano, sempre, ripeto, per quanto riguarda la coreografia, ma soprattutto per far divertire il pubblico. Quest'anno abbiamo 26 showbox, tra cui alcuni equipaggi che vengono da fuori Bergamo, per cui questo è il bello di questa manifestazione. Purtroppo il tempo non è stato clemente fino alla fine, tant'è che adesso piove. Quindi dalla Subbox Rally 2013 è tutto. Segui l'orso. Ehi, hey, segui l'orso! Segui l'orso con il Subbox Rally. Segui l'orso! Dov'è l'orso? Segui l'orso! Segui l'orso! Trippa e pioppe! Segui l'orso! Segui l'orso! Perfetto. 3, 2, 1. Segui l'orso. Una bella signorina mi è venuta incontro chiedendo succhi. Cioè impari la respirazione, questo ti serve per tenere velocità.